e li ringrazio per quello che è stato veramente importante. Parliamo. Sì, è un evento che sta focalizzando l'attenzione della città palermitana, che risponde in maniera entusiasta a questa iniziativa. Devo dire che noi lo vediamo, il nostro termometro è dalla vendita dei biglietti, e devo dire che c'è questa affluenza, ma non per la partecipazione delle squadre in se stesso, che le ricordo sono la nazionale attori, la nazionale dei medici, la selezione della polizia municipale regionale e il club antimafia, ma è per dare il segnale, cioè vedo entusiasmo nell'acquistare il biglietto quando sentono qual è la finalità: accendere i riflettori e portare un po' di aiuto ai pazienti affetti da mielolesioni traumatiche a noi. Vorrei dare una piccola informazione aggiuntiva: il Papa ci riceverà in audizione il 3 maggio, noi consegneremo il biglietto numero 1, perché ricordo che il numero 2 l'abbiamo consegnato già al Presidente della Repubblica qualche 10 giorni fa, e questo è un segnale importante perché il Papa ci convoca, ci riceve. Certo, non scenderà a Palermo perché per problemi di ordine pubblico, voi capirete, però già il fatto che ci dà la sua attenzione, ci convoca in audizione per una partita con le finalità così importanti, è già un grande gesto d'amore da parte del Papa. Presentazione, questa meravigliosa sala con me. Vediamo lo spot. La FIBE sostiene le attività a favore delle persone con lesione al midollo spinale allo stadio Renzo Barbera alla partita della vita, il quadrangolare di calcio con la nazionale attore, la nazionale medici e le squadre Football Club Municipale. Il ricavato sarà devoluto alla Federazione delle Associazioni Italiane Paratetraplegici Sicilia. Per prenotazione, biglietti e informazioni visitate il sito partitadellavita.it o chiamate al 09330. La campagna di promozione di medici assistenziali PDTA delle persone con mielo. Dottore Bianco, che si mette a vogliamo, che è responsabile del trauma center di Villa Sofia, che è responsabile del progetto. Il gruppo bancario Banca Nuova, scusate, la quale quando io sono venuto a presentare.